Come va? Come va? Benissimo, benissimo, guarda che roba. Questo qua io non dovrei essere qui. Io sono rimasto a quegli anni lì. Io. Adesso mi sembra di essere con quelli che si passano la palla nell'area di rigore. Che sono in Cominciamo alla grande. Parlavo proprio con Max e dicevamo una cosa: ma sarà possibile che in una partita di calcio il portiere tocca più palloni di un centrocampista? Ma dove esiste una cosa del genere? Io gioco senza portiere. Succede sempre così, è vero, hai ragione. Allora che tipo di calcio è? A me questo tipo di calcio mette tristezza e penso che in presenza, per tornare all'inizio del discorso, in presenza di pubblico, una situazione del genere svanirebbe in pochissimo tempo, perché sai i fischi che verrebbero giù, porca miseria. Max Allegri, perché si è arrivati a questo tipo di calcio? Quali sono le cause? Quali sono i motivi? Ah, oh, non so, perché io sono uno, non capisco niente io. Cioè, le partite sono cambiate molto da quando ci è stato tolto il passaggio indietro al portiere. Quella lì, quella regola lì ha cambiato, secondo me, tanto il calcio. Quello sì. E infatti, statisticamente, per gli amanti dei numeri, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, le partite cambiano. Le vittorie e le grandi sfide passano sempre da una grande fase difensiva, che questo non potete stare vicino all'area, perché saper difendere e saper insegnare a difendere è una roba che non è facile. Il mister, che è sempre stato riconosciuto come un super offensivista, però insegnava dei concetti di difesa giusti. Poi magari non era un amante delle, e lo sa, di mettersi lì e lavorare sulla fase. Leo ride. Però i concetti erano giusti. Ma singolarmente parlo, cioè, non parlo di squadra. Ma sì, ci sono sempre due fasi. Il calcio non è così complicato come ci vogliono far credere, perché in realtà sono due fasi: la fase in cui la palla ce l'hanno gli avversari e la fase in cui la palla ce l'hai tu. Ecco, volevo chiedere a Leo perché sorrideva. Io ridevo, Massimo, perché il possesso di palla oggi è diventato una cosa così importante che fra poco diranno: guarda, se abbiamo 50% di possesso di palla, è come se avesse fatto un gol. Per me è un'offesa giocare con ma questo è il calcio che si gioca. Leo, ma anche in Brasile è così? Abbastanza. Quasi tutte le squadre giocano in questa maniera. Lui ci diceva: guarda, noi andiamo a giocare contro il Milan, Inter, Napoli, di qua e di là. Se ci mettiamo in trincea, alla fine, non ci divertiamo e perdiamo lo stesso. Allora andiamo a giocare. Il primo allenamento, poi il mister mi si avvicinò e mi disse: guarda, se ti vuoi giocare a calcio in Serie B e in Serie A, bisogna che tu ti sposti a fare la mezzala, perché da trequartista, come giocavi a Pavia, la palla non la prenderai mai. Quello è stato un insegnamento che mi sono portato dietro nella valutazione dei giocatori che poi le società mi danno da allenare, perché comunque la valutazione per un allenatore verso i giocatori diventa fondamentale, indipendentemente dalla tattica. Uno può giocare a tre con tutti questi numeri che dicono, però l'importante è la valutazione che l'allenatore deve avere su ogni singolo giocatore. Che valore ha questo giocatore? Dove può arrivare? Che livello ha? Il mister, in Italia ce ne sono pochi che hanno questo livello. Io dico sempre: bisogna cercare di passare la palla a quelli che hanno la maglia uguale. Questa non è male, che sembra semplice, ma non lo è poi. Attenzione. Tipo, magari c'è qualcuno che è daltonico, qualcuno, insomma. Già se si passa a quelli che hanno la maglia uguale, siamo già a un buon punto. E aggiungo, in 30 anni ci conosciamo, credo che col mister non abbiamo mai parlato di numeri, di robe, di cose. Abbiamo parlato di giocatore. Ecco. Solo di giocatori. Un'altra cosa che ho imparato sicuramente al mister è il fatto che comunque lui a un certo punto, credo verso gennaio, diceva: se avete bisogno ancora di me, vuol dire che io per 6 mesi non vi ho insegnato niente. E questo credo che sia una verità, perché quando un allenatore ha una squadra per 6 mesi e la squadra non ha ancora appreso quello che deve fare, è un problema. Vuol dire che l'allenatore ha lavorato male. Quindi l'allenamento il sabato mattina, a volte se viene fuori un allenamento perché magari non lo possiamo fare perché intemperie, cose, cioè non è che condiziona
l'andamento della partita del giorno dopo. Però possiamo dire una cosa, che Andrea Iaconi, caro Pierpaolo, ha cercato di tarpare le ali a Max Allegri, infatti, perché a fine carriera, praticamente l'ultimo anno a Pescara, ha chiesto Allegri a Iaconi: mi fai allenare? E lui gli ha detto no. È vero, Andrea. Io ancora sto espiando la pena per non aver fatto allenare Max a Pescara. Il fatto di aver potuto lasciare qualcosa di come insegnamento, io non so se sono stato un buon allenatore di calcio, ho cercato però di insegnare calcio, questo sì. Cioè, la tecnica secondo me era una cosa determinante. Salutiamo il professore, abbiamo bisogno di un professore questa sera a chiudere la serata. Il professor Onofrio Loseto. Buonasera. Come va? Robby! Com'è? Tutto bene? Tutto a posto. No, no. È il mister Gasperini? No, no, Frio. Oh, vedo delle tue performance con gli addominali sulla chat. Ma basta. Sei un fenomeno. Mi diverto. Può portare Zingò. Ti allena guardate, ma... quando giocavo. Ma guardate che razza di gruppo, ti vedo bene. Ma guardate che razza di gruppo, come fai a non vincere? Guarda che metà campo, guarda. Bosco, Loseto, Gasperini, guarda che trio di centrocampo, chi è? Ma che cosa vuoi mettere? Betancure, mia nonna.